Ciao Heidi, va bene, con te faccio il mio primo video in italiano, che non mi piace farli perché quando li riascolto sento la mia cadenza spagnola, però sì, è qualcosa che sto, diciamo, lavorando sopra da un po' di tempo, però finalmente lo sto come pulendo, diciamo, arrivando a concetti puri e più sintetici. E questa mattina mi sono svegliato con un pensiero, praticamente, diciamo, sono arrivato all'inizio, allo scatto, diciamo, alla base. Che poi dà forma a tutto quello che sarebbe la comprensione di ogni cosa che è diventata la civiltà umana, riguardo i nostri problemi, tutti i problemi, cioè dalle istituzioni che funzionano, che ci fanno del male alla fine, guerre, il modo di distribuire il cibo, i nostri. Che ne so, tutto quanto, il modo di trattarci istituzionalmente, il modo ecco, stavo pensando alla medicina, al fatto che sto avendo un problema cioè per prima volta mi era venuta la voglia di fare un video in italiano perché ho capito qual è il grande problema con il settore della salute in Italia. Bene, e sempre sarebbe un risultato della stessa consapevolezza, diciamo, della stessa idea, della stessa comprensione. E te la spiego, cioè, è come si dice, ho un po' di cioè, paura da guardare quanto è cioè, quello che significa. La sua misura, cioè proprio la sua misura, e quanto è grande, diciamo, le conseguenze, in ogni che va verso ogni tematica, ogni settore, cambierebbe il mondo, diciamo, se si cominciasse a pensare in quale modo allora significherebbe cambiare le cose. E dall'altro lato, la mia preoccupazione è che non riesca a metterlo cioè presentarlo in un modo che si capisca la sua magnitude, quanto significa. La persona lo può fare, cioè se ci pensi un po' sopra, allora te ne accorgi che cosa voglio dire, perché sarebbe così grande come idea. Però come presentarlo, cioè per fare un video ad esempio, per presentarlo bene, perché fino adesso ho fatto questi tipi di, io li chiamo archivi, perché sono come registrazioni per documentare le cose prima che mi dimentico. Però in realtà vorrei fare un canale, cioè con il logo, con anche un titolo di una filosofia. Ci sarebbe una filosofia politica che si chiama Gaia Umanismo, forse lo hai visto già, l'ho messo su Facebook un sacco di volte, questo Gaia Umanismo, e vorrei farlo, formalizzarlo, diciamo, formalizzarlo. Però vado alla cosa, diciamo, al grano, come diciamo in spagnolo. In pratica, i nostri problemi provengono dalla nostra capacità di intelligenza. Tutto qui. Non sarebbe una grande scoperta solo quell'aspetto. E il problema, diciamo che questo non so come si dice in italiano, il snag. Il snag, in italiano non so come dirlo, sarebbe la corda che ci lega ai piedi, che ci fa traboccare, cioè cadere e fallire, finire per fare
organizzare il modo con idee che finiscono in guerra, ad esempio, e finiamo per uccidere i nostri stessi bambini, abbandoniamo le persone, lasciamo che vadano avanti siccità, fame nel mondo. Malattie che non vengono guarite, persone che non accedono alla cura degli ospedali nel mondo, cioè tutti i nostri fallimenti come civiltà sono il risultato di la intelligenza di ragionamento logico umano che si trova dentro la casa del corpo umano, della mente umana, la casa del corpo umano, che in se stesso è anche fondato su, cioè fermo sulla, si trova come diciamo una parte integra della natura, di quello che è naturale. Allora, nella nostra mente ci sono due aspetti, la coscienza che preferisce sempre, come dire, tornare, come dicono alcuni New Agers, tornare all'inizio. C'è sempre qualcosa che ci richiama a vivere sotto gli alberi, a toccare gli animali, a preferire i sapori naturali, anche se ci dimentichiamo, anche se magari per 100 anni mangiamo McDonald's. C'è la conoscenza di quello che è puro e naturale, che non si dimentica mai, che poi si trova legata a questa intelligenza umana che può fare, con questo ragionamento logico intelligente, diciamo che sarebbe il ragionamento di logica di intelligenza che hanno pure gli animali, perché che ne so, un animale vuole attraversare un fiume e cerca il modo di farlo, ci sono gli altri animali che usano strumenti addirittura, solo che nell'essere umano è 10.000 volte più grande, cioè noi siamo unici in questo senso che la nostra intelligenza di ragionamento di logica è immensa paragonata a tutto il resto degli animali. Io credo che questo è intenzionale, diciamo, dai nostri creatori, però non voglio entrare in quello, perché quello che voglio spiegare in qualche modo finisce per essere un parallelo a quello che è già stato detto e scritto in diversi modi, in diversi libri, in diverse conoscenze, in tante società, a lungo la civilizzazione. Allora, che succede? Questa intelligenza, questa logica del ragionamento umano viene utilizzata per un desiderio che viene causato in confronto alla condizione naturale dell'essere umano. Cioè noi stiamo qua sulla Terra, vogliamo scappare il freddo, vogliamo non avere fame, più che avere successo, vogliamo accelerare questo ecito, questa vincita sopra la sopravvivenza, al di là di quello che è semplicemente sopravvivere. La intenzione è di fare questo, cioè dove vuole arrivare questa precocità, non so se si dice in italiano, però. Diciamo dove vuole arrivare quella mente che non solamente soluziona il problema della fame, di guarire una malattia, di costruire un ponte, di quello che sia, però continua a avere fame, continua a voler fare di più. Dove vuole andare è un mistero, cioè solo c'è uno scatto creato per la capacità di ragionamento logico umano, diciamo che una forza che spinge, però anche se ci porta dove vada che vada, dove sia che stia andando, con questo successo 10.000 volte superiore a quello animale,
non abbandoniamo mai, anzi portiamo con noi il nostro attacco al naturale. Cioè, alla fine, se tutte le case fossero, le palazzine fossero fatte di plastica, diciamo che l'ipotesi sarebbe che qualcosa incomincia a far intristirci, a far del male, si incomincia a impoverire l'anima. Oltre i sbagli, diciamo, meccanici della logica intelligente, oltre il fatto che si pensa di aver scoperto una cura medica che alla fine finisce per farci del male, se non avessimo questo legame, solo andassimo avanti con la produzione, la creazione di questa voracità intelligente a andare al di là della sopravvivenza, qualcosa non potrebbe andare avanti dopo una certa distanza. C'è una parte nostra che è inseparabilmente legata al naturale, il fatto che abbiamo pelle che ha bisogno di respirare. Allora, che succede? Questa parte nostra, che è legata al naturale, al puro, sempre diciamo che è superiore in quanto alla sua volontà. Ci lascia andare, scoprite che c'è al di là delle stelle, vai anche a colonizzare Marte se vuoi. Però io sempre, a me non mi molli, dice, tu, io sempre sarò come se c'è un spring, un coil, no? Un spring che rimbalza e ritorna. Sempre farò che tu ti incomincio a mancare e non potrei allontanarti, anzi ti farai del male se mi abbandoni. Che diciamo che è la perfezione in realtà questo rapporto, perché noi abbiamo sempre il riferimento a quello che ci fa più felice, più sano, più completo, più puro, che sarebbe il nostro inizio, la natura. Allora succede che noi, come civiltà che inventa e crea i loro inventi di istituzione, scienze, filosofie varie, logiche, ragionamenti che vogliono spiegare l'esistenza e la condizione umana secondo la nostra logica, la nostra ingegneria, le nostre ricerche, non ha fino adesso mai capito che sbaglia sempre, perché per quanto è il standard, diciamo il riferimento di perfezione che non produce mai lo sbaglio, cioè la forma pura, l'inizio, la natura nella sua armonia stabile e incambiante, tranne il suo cambiamento naturale, diciamo, evoluzione naturale. Mi sono perso. Allora, diciamo che questo spiega perché fallisce sempre. Sicuramente hai sentito dire la scienza, quello che si può prevedere è che la scienza, l'intelligenza umana sempre finisce per fallire. Inventi sempre, l'intelligenza logica, il ragionamento dell'essere umano sempre finisce per fallire. Finiamo sempre per scoprire una cosa che ci faceva del male, che nell'intento a soluzionare un problema non avevamo visto. Era più importante risolvere il problema immediato, siamo andati avanti, però alla fine i problemi sempre arrivano, sempre vengono visti, vengono scoperti. Tipico caso della medicina: la medicina sempre ci dà un sacco di. Però poi anche cioè, che pensiamo che questo ci fa del bene, poi finisce per farci del male, ci stava facendo del male, ma lo facciamo con tutte le cose che concernono il ragionamento logico umano. Inventiamo pensieri di idealismi sociali che sono tutte costruzioni della nostra logica che anche loro si allontanano di una forma pura, inamovibile, che è la forma della specie, diciamo, la forma già data nella quale
che l'evoluzione viene creando, viene mandando avanti da anche prima che sapevamo vedere che esistevamo sulla Terra, diciamo. Quindi sempre i nostri pensieri saranno imperfetti, in altre parole. Siccome non i nostri pensieri, scusa, le nostre iniziative di invento, le nostre invenzioni, le nostre creazioni per assistere la comprensione e il vivere sulla Terra, sempre alla fine sbaglieranno in confronto a quello che è il giudizio della perfezione che portiamo sempre con noi. E le nostre scienze dunque sono condannate a sempre eventualmente dimostrare la imperfezione, il fallimento, l'errore. Non siamo mai stati capaci come civiltà avere questo riferimento in costanza, come dicendo che fino adesso solo abbiamo detto facciamo così e andiamo con quello, cambiamolo, lo facciamo in altro modo, inventiamo qualcosa di nuovo, ma sempre andiamo in quella direzione. Invece quello che sempre avremmo dovuto fare era dire appena si inventa qualcosa, sapere che la natura comunque l'aveva fatto rimediato in un certo modo. Stiamo ancora felici? Ci conforma bene la forma dell'essere umano? Crea dei problemi? Pare di no, si va avanti, però sempre in costante riferimento a questo rapporto che esiste in noi. Tutto qua, questo sarebbe, diciamo, allora, perché così grande e significante? Perché anzitutto ci dice che cioè non c'è una. A questo dobbiamo. Mettiamolo da una parte. A un inizio dell'umanità, della civiltà, l'essere umano ha visto subito, diciamo, abbiamo incominciato a vedere che le nostre decisioni di intelligenza logica, cioè i nostri primi re, i nostri primi governi, le nostre prime soluzioni per costruire, forse, ci provocavano a essere ingiusti, a farci del male a noi stessi, a fallire, più che a fallire nel senso di ingegneria, a suscitare, a svegliare nell'essere umano una parte che è troppo difficile per me spiegare questo in italiano, non riesco a farlo poiché è complesso, però diciamo che noi abbiamo, fammi vedere se lo posso fare più semplice, abbiamo dato la risposta a questa situazione di sofferenza, ed è stata che l'essere umano nasce cattivo, Dio ci dà una guida perché c'è un Dio creatore al di là della terra che giudica il bene e il male che noi non possiamo possiedere. E comunque siamo difettuosi e viviamo in uno stato di continua fatica a provare a essere qualcosa che sarebbe il livello, l'aspettativa dei nostri dei o di Dio. Quindi l'essere umano si trova in un paradigma, diciamo, di provare a essere qualcosa che non riesce mai a fare. E quindi per poter spiegare anche questa impossibilità, questa non risoluzione, dice che alcuni sono cattivi perché non ubbidiscono, nascono nel male, ci sono quelli che sempre sbagliano perché non fanno a sufficiente, non possono seguire Dio o le istruzioni o le indicazioni di Dio o di quello che è l'autorità, diciamo, più inquestionabile, quanto quelli che già hanno la tendenza a fallire, a fare del male, o quello che sia.
Questa era, diciamo, la condizione di partenza dell'essere umano. C'è il Dio che esiste per un fatto che esiste la domanda non risposta. La domanda è come mai si incomincia a voler fare per bene le cose, non c'era la guerra, le cose sembravano funzionare, però alla fine le persone si rivoltano, uccidono, appare la guerra, crollano i palazzi, la medicina ha finito per fare del male invece del bene. Come mai succede questa cosa? Allora c'era bisogno di creare un perché, perché noi sempre dobbiamo rispondere, avere la risposta a tutte le nostre domande, dobbiamo spiegare tutto, vogliamo capire come funziona tutto e rispondere come funziona tutto. Allora, siccome c'era questa necessità, anche creata dalla logica, diciamo, dell'intelligenza umana, appare Dio, che anche se siamo stati creati da altri esseri, si può separare questo per capire che nel paradosso la realtà può essere simultanea di creatori e di una condizione di paradigma che direbbe che noi abbiamo inventato Dio perché non c'era una risposta, una domanda risposta, perché c'era una domanda che non era stata risposta. Allora, dal momento invece che si capisce il perché del nostro fallimento, cioè il rapporto di che non, diciamo che la capacità del ragionamento intelligente incapace a soddisfare diciamo, come si dice, la descrizione, la media, il standard della natura, della parte pura, crea il fallimento in se stesso, crea l'errore, crea la insoddisfazione anche sempre nostra, perché sia la natura che il ragionamento intelligente della nostra logica sono sempre un solo essere, in noi stessi si trovano tutti e due. Quindi questo paradigma di preferire non allontanarci del puro, della natura inamovibile, perfetta nel suo equilibrio che va avanti alla sua velocità, e la nostra accelerazione causata per una capacità di intelligenza crea questo paradigma che ho scritto prima, che ho già detto prima, e quindi non c'è più, non esiste più la domanda, cioè perché succede senza risposta. La risposta è proprio quella. La risposta è che siamo un essere che porta in se stesso entrambi forze, la forze radicata in quello che è lo stato puro, naturale, cosmicamente armonioso, diciamo. È il nostro rapporto con la nostra capacità intelligente, la voglia di crescere, di accelerare, di progettare, di pianificare, l'idea, questo che ti dico, non so esattamente dove che vuole arrivare, però comunque c'è una forza che la spinge, forse è semplicemente la sua capacità, cioè la nostra capacità, che anche in piccolissimo modo presente in tutti gli animali, il avere quella capacità fa che si spinga in avanti e dunque si crea l'evoluzione a causa dell'esistenza della nostra intelligenza, provoca l'evoluzione, in altre parole. E la materia della quale produce l'evoluzione è diciamo, la matrice naturale, tutto quello che è la forma della creazione, dello stato puro, l'aspetto puro dell'essere umano. Allora, risposta una volta questa una volta risposta a questa domanda, vediamo che non c'è più bisogno di
capire perché il paradigma del fallimento, dell'errore, dell'apparire essere un mostro contro noi stessi quando meno ce l'aspettiamo, tradirci, che aveva bisogno di creare una spiegazione superiore, che poi dovevamo ubbidire, per calmarci, anche perché c'è, cioè, un'altra teoria più primitiva che avevo creata era che le filosofie, le intelligenze astratte, concettuali, tipo spiritualità, filosofia, morale, etica, delle scienze letterarie, delle scritture che abbiamo sempre avuto nella civiltà, appaiono perché noi vedevamo che la nostra specie aveva una capacità che finiva per uccidere a noi stessi, cioè che inventavamo un'arma e poi uccidevamo i nostri stessi bambini in una guerra. Quindi c'era come un'allerta, un'allarma che scatta e dice: qua questo no, non c'è qualcosa che ci succede, che non può essere. E quindi la consapevolezza appare come forma di intelligenza, come settore intellettuale, diciamo, che ci osserva anziché attuare. È lo stesso, in pratica. Si potrebbe dire che Dio avviene anche perché c'è qualcosa che ci deve guidare, visto che la nostra coscienza, cioè la differenza dell'essere umano è che è cosciente di questo paradigma, mentre gli animali magari sono capaci a capire cose, cercare sottoterra, creare, inventarsi un strumentino. E dimostrare la intelligenza logica di ragionamento, forse non sono, dove più si nota la differenza è che non sono capaci a vedere questo rapporto che magari stanno cioè a capire che c'è un rapporto tra il rapporto duale, diciamo, questo rapporto che c'è nell'essere umano. Non lo vedono loro stessi, noi invece sì possiamo vedere e lo vediamo, lo stiamo anzi facendo parte della civiltà perché stiamo cominciando a creare scienze ecologiche, di biologiche, di provare a mangiare senza trasporto e senza commercializzazione, senza pesticidi. Quindi vuol dire che la parte naturale nella quale camminavamo nella foresta e raccoglievamo le cose e si mangiava e basta, quando si aveva fame nemmeno si creava una bottega per immagazzinare per l'inverno né niente, cioè la purezza più pura già sta incominciando comincia a dimostrare una manifestazione formale, fisica del suo pensiero. Quindi noi veramente possiamo identificare e paragonare, ad esempio, un Whole Foods che cresce i suoi vegetali lì dietro il parcheggio, subito si mangia quello che cresce, ti siedi addirittura davanti al Whole Foods Store e mangi. A differenza di un McDonald's che si fa portare le galline dal Messico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi stiamo già dimostrando questa cosa, la insoddisfazione tra queste due cose non esiste perché è già stata manifestata dentro la specie e la civiltà. Però in tempi primitivi, all'inizio, questa dualità, questo rapporto di confusione, di non sapere perché succedevano queste disillusioni, aveva bisogno di una spiegazione e l'abbiamo messo logicamente, non c'era modo di comprenderla altro che di farla fuori della civiltà, nel cielo, diciamo un Dio creatore, e poi bene. Niente, allora, questo
Questo non so come dirlo bene in un modo semplice, e forse spiegato così a lungo, tanti quasi mezz'ora, e perde un pochetto del suo impatto, però ho fatto il mio meglio a poter, anche volevo vedere che cosa mi veniva fuori se provavo a dirlo in italiano. Sicuramente posso pensare molto meglio, anche se le persone bilingue siamo fregate perché siamo più limitate, e alle persone che hanno una sola madrelingua. Quindi faccio meglio in inglese. In spagnolo sicuramente faccio ancora meglio, però lo spagnolo non lo posso parlare. Mi viene anche questa concorrenza, diciamo, l'inglese e lo spagnolo nella mia testa, quindi nessuno viene lasciato tranquillo, nemmeno. Quindi. Ok, Heidi, sto pensando a provarmi. Adriana era, mi ricordo che era con la lettera A. Però ti mando un bacione da Orte, e spero che state. Adesso, meno male che si è calmata Pele. Arrivederci, a presto. Beh, a presto, insomma. Ciao.